Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi delle letture che ho fatto a giugno, che sono state, mi sembra, 13 o 14. Allora, voglio partire con il primo libro letto a giugno, che è Soleil Blu, l'isola del segreto. È il primo volume di una trilogia. Questo libro mi è stato omaggiato dall'autrice ed è un libro che mi è piaciuto. Mi sembra ho dato 4 stelline a questo libro, molto carino. Mi è piaciuto anche l'interno del libro, con delle piccole illustrazioni all'inizio di ogni capitolo. E di che cosa parla questo romanzo? Intanto è un romanzo di avventura che racconta la storia di Coraline, che è la figlia dell'ex capitano della Soleil Blu. Coraline è alla ricerca del tesoro del Ruby Snoir, però non è la sola a cercare questo tesoro, perché anche Damien Dark lo sta cercando, e Damien è il capitano della nave che distrusse la Soleil Blu. Sono entrambi in qualche modo maledetti e appunto intenzionati a spezzare questa maledizione. Questo libro è appunto un viaggio a confini del mondo, è un libro dove troviamo appunto avventura, pirati, sirene. È appunto questo che racconta Soleil Blu e mi è piaciuto molto. Coraline, la figlia dello spettro, e Damien Dark, capitano della Vogue Rouge, hanno un rapporto di amore e odio. È un rapporto che non si definisce mai bene, ma rimane sempre un po', per quanto mi riguarda, ambiguo. Ma comunque è un rapporto che io ho apprezzato, mi è piaciuto. Però ecco, diciamo che i miei personaggi preferiti sono stati Harry e Rosaline. Loro li ho veramente adorati, entrambi. Mi è piaciuta poi anche la scrittura, una scrittura molto scorrevole, a tratti anche cruda. E mi è piaciuta perché appunto l'autrice riesce a immergere il lettore in questo mondo di pirati che appunto io ho apprezzato. E poi ovviamente non mancano colpi di scena. Abbiamo un finale che ovviamente è in sospeso perché è il primo di una trilogia e non vedo l'ora di continuare a leggere e scoprire questa storia. Comunque un libro consigliato. Altro libro che ho letto, questa volta però in ebook, è Guardians, la trilogia. Questo qua è un libro che appunto racchiude tutti e tre i volumi della trilogia, ma che possono essere acquistati anche separatamente. E appunto i tre volumi sono La Spada di Sangue, La Spada di Fuoco e La Spada di Luce. È molto comodo appunto avere un libro solo che racchiude tutti e tre. Qua abbiamo un mondo fantastico dove al suo interno vivono i guardiani, che sono degli stregoni buoni e delle streghe buone incaricate di difendere la terra dal male. E i guardiani devono costantemente combattere contro gli stregoni oscuri e i demoni. Devo dire che questa lettura mi è piaciuta, è un urban fantasy veramente ricco di avventura, avvincente, pieno di colpi di scena, che ho apprezzato veramente molto. Poi sapete, se mi seguite da un po', che io adoro le storie di magia e di streghe, quindi sono sempre molto affascinata da questo tipo di racconti. La scrittura è molto scorrevole, la trama mi è piaciuta un sacco ed è un libro che comunque, nonostante siano 3 volumi, ho letto molto velocemente. Non si sente la lunghezza del volume, perché scorre in maniera molto molto veloce. Ogni volume ha un finale inaspettato, un finale bomba, e quindi non ho sentito soprattutto il volume di mezzo, che di solito è quello un po' più sofferente in una trilogia. In questo caso non l'ho sentito così sofferente, perché anche questo aveva un bel finale. E inoltre mi è piaciuta anche la conclusione di questa trilogia, quindi ho apprezzato anche la conclusione di questa storia, che rispetto
rispecchiava appieno il mio desiderio, ecco. Abbiamo poi dei personaggi ben caratterizzati. Paige, che è la protagonista del libro, fa una crescita veramente molto grande, che ho apprezzato molto, perché no, a me non piace trovare dei personaggi che rimangono statici, soprattutto in una trilogia, cioè ci vuole anche un personaggio un po' più dinamico che riesce a fare dei cambiamenti, delle evoluzioni, come succede poi nella vita reale, e quindi questo lato di Paige l'ho apprezzato. Nel terzo volume abbiamo inoltre anche dei nuovi personaggi, anche questi super piaciuti. Secondo me piaceranno appunto a tutti i lettori e abbiamo anche delle battaglie che lasciano col fiato sospeso ogni volta, sono avvincenti, sono anche ricche di tensioni e inoltre sono anche ben scritte le storie d'amore. E quindi niente, è una trilogia che non ho trovato per niente noiosa, ben scritta, appunto molto, molto scorrevole, quindi assolutamente anche questa consigliata. Ma devo dire che questo mese ho fatto delle letture piacevoli. Poi, sempre della stessa autrice, ho letto Soul Saga. Anche questo è un volume che racchiude appunto la trilogia, ma possono essere acquistati separatamente tutti i libri. Come al solito, giù nell'info box trovate i link dei libri che vi cito. In questo libro invece si parla di vampiri. Abbiamo la nostra protagonista, che è una ragazza comune, che si imbatte in un vampiro di nome Damien, e lui vuole nutrirsi di lei. Quando prova a farlo, si rende conto che la ragazza ha un sapore familiare, le ricorda la donna che ha amato in passato, e questo scatenerà in lui varie cose. I due poi proveranno una forte emozione, una storia comunque anche questa avvincente. Non vi dico di più perché è bello anche un po' scoprirle le trame, secondo me. Comunque, come appunto in The Guardians, anche qui la scrittura è stata molto molto scorrevole, la trama ricca di colpi di scena, soprattutto nel terzo volume, e anche qua abbiamo dei personaggi ben caratterizzati. Ho apprezzato molto l'approfondimento di Damien, perché con questo personaggio io ho avuto un rapporto di amore e odio. Non l'ho apprezzato sempre perché si imponeva a volte su Eve. E questa cosa a me non era piaciuta molto, quindi non l'ho sempre amato. Devo dire però che poi con l'andare della lettura dei libri sono riuscita comunque ad apprezzarlo. Ho apprezzato molto anche Eve, che è una ragazza buona e coraggiosa, e anche suo fratello Cedric, moltissimo. Colpi di scena e le battaglie tra i mezzosangue e i vampiri, anche qua mi hanno tenuto con il fiato sospeso per tutto il tempo. Devo dire che l'autrice riesce a descriverle molto bene, le battaglie, in tutti e due i libri, senza risultare noiosa, perché a volte la descrizione delle battaglie non è sempre divertente per quanto mi riguarda, a volte mi annoio e in questo caso non è stato così. Un'altra cosa che mi sono scordata di dirvi è che la storia è raccontata dal punto di vista di Eve, e appunto nel terzo volume però troviamo anche quello di Damien, ed è per questo che sono riuscita ad apprezzarlo un pochino di più e a capirlo anche meglio. E quindi niente, anche questo è consigliato. E altra lettura fatta sempre di questa autrice è Soul in the Darkness, che praticamente sarebbe l'insieme del primo e del secondo volume di Soul Saga, però dal punto di vista di Damien. Quindi ripercorriamo la stessa storia di Soul, però scopriamo che cosa stava facendo Damien in alcuni punti dove nella storia sparisce, e scopriamo di più questo personaggio un pochino misterioso, il suo passato e i suoi pensieri. Mi è piaciuto appunto scoprirlo meglio. Devo dire che questo libro, rispetto a Soul Saga, è un po' più spicy, e l'ho trovato anche più divertente. Proprio ci sono queste scene che mi hanno fatto sbellicare dalle risate. Poi ogni tanto le commentavo con l'autrice e insomma mi sono veramente scompisciata.
Anche in questo libro, però, devo dire che con Damien è un rapporto di amore e odio, forse perché amo troppo Eve e quindi tifo un po' più per lei, non lo so. In ogni caso non è un personaggio noioso per niente, semplicemente ho amato di più Eve, quindi niente, mi dispiace Damien. È stata appunto una lettura interessante e che vi consiglio solo se avete letto Soul Saga, perché altrimenti vi perdete il tutto e non avete neanche il finale poi della storia. Però è carino se avete letto Soul Saga e vi è piaciuto, è un approfondimento in più che io vi consiglio. Altra lettura fatta è Essence, il regno di ghiaccio di Giada Padovani. Questo è il primo volume di una trilogia, il secondo è già uscito, però verrà poi ristampato con una casa editrice e la trilogia si chiama Le cronache di Everdeen. Qua abbiamo Dana, che è la figlia adottiva di due locandieri, che viene prelevata e spedita in un territorio di guerra. È una storia che mi è piaciuta. L'inizio del libro l'ho trovato un po' lento, bisogna entrare, riuscire a entrare nella storia, ma detto questo non è un libro noioso per niente e quindi ho comunque letto piacevolmente anche la prima parte del libro. Mi è piaciuta tantissimo l'attenzione che l'autrice dà alla psiche dei personaggi. Si vede che c'è dietro un grande lavoro per questo e mi è piaciuto, ho apprezzato molto la cosa. Abbiamo poi un grande alone di mistero che circonda la nostra protagonista, che è Dana, e la trama appunto porta il lettore a farsi molte domande su lei e appunto quando pensi di aver capito un po' il tutto, niente, scopri che non ci avevi capito nulla e va bene così. Comunque mi è piaciuto anche moltissimo il mondo che è stato creato, le descrizioni sono fatte bene, sono ben curate, non sono mai noiose e sono anche bellissime le creature inventate dall'autrice, ben descritte, veramente splendide, che le avrei volute vedere in un libro illustrato. E appunto si percepisce il grosso lavoro che l'autrice ha fatto anche per creare questo mondo, compresi le varie creature magiche che lo popolano. Il finale lascia tante questioni in sospeso, veramente tanto. Ho il secondo libro che sarà in lettura a breve e anche questo mi è piaciuto moltissimo. Poi, altro libro che ho letto nel mese di giugno è stato S. The Reset, L'incubo continua. Allora, nel mese scorso io avevo letto il primo libro di Donatella Tamburini, S. The Reset, ed era appunto il primo volume. Poi ho letto il secondo che era un prequel del primo e a questo mese, a giugno, ho letto il terzo volume. E che dire, Donatella scrive benissimo e ho notato nei vari libri la sua crescita come scrittrice. Nel primo libro ho letto ho letto alcuni commenti dove appunto si diceva che aveva una scrittura un po' acerba. Questo non mi ha comunque dato problemi durante la lettura del primo libro, però ho notato veramente un miglioramento con l'andare dei libri. Se volete sapere la trama, vi consiglio di guardare l'altro video perché, essendo questo un terzo volume, vi farei spoiler. Comunque si sta parlando di un fantasy distopico. Ho trovato questo terzo volume geniale ed è stato il mio preferito di tre. Ha un susseguirsi continuo di colpi di scena e veramente, già dalla pagina 7 sono stata sorpresa di tantissime cose, cioè già iniziano i colpi di scena nelle prime 10 pagine. Io mi sono proprio segnata pagina 7 tanti colpi di scena, quindi per farvi capire. E anche qua una scrittura super scorrevole, super semplice, adatta anche tipo da leggere sotto l'ombrellone perché è molto, una scrittura molto leggera e fresca. Ho letto questo volume in una sola mattinata per farvi capire quanto mi è piaciuto. È vero che non sono libri grossissimi, però comunque sono stata veramente rapita da questo volume. E niente, attendo ovviamente il seguito di questo libro perché ormai mi ha catturata e devo capire come finisce questa storia. Perché appunto ormai sono stata rapita totalmente e devo riuscire a capire come va a finire. Poi, altri libri letti.
Sono stati di Sabrina Pennacchio, ho letto Dark and Light, Amore Impossibile, qua anche questo è un fantasy, il primo volume di una trilogia. Qua abbiamo come protagonista Isabel che ha appena perso il padre e con la madre si trasferisce a Shadow City, che è un'isola avvolta costantemente dalla nebbia ed è piena di misteri. Atterrata all'aeroporto incontra casualmente Alex, ed è un ragazzo con molti segreti. A Shadow City Isabel scoprirà che vampiri e licantropi non sono solo personaggi dei suoi amati fantasy, ma esistono veramente. È stata una lettura molto piacevole, una scrittura fluida. È un buon libro d'esordio, quindi mi è piaciuto e i personaggi li ho trovati molto interessanti. Però appunto in questo primo volume speravo che Alex venisse un po' più approfondito, perché comunque rimane un personaggio poco conosciuto in questo primo libro, diciamo così. Mi sono piaciuti molto i legami familiari che troviamo in questo libro e anche di amicizia. Mi sono piaciute un sacco anche le amiche di Isabel che ho trovato dolcissime. Devo dire che è un libro, in questo libro io mi aspettavo molti più colpi di scena e azione, non ce ne sono stati, non c'è stata azione, però devo dire che sono riuscita comunque a leggerlo velocemente e anche ad apprezzarlo. Non è stata una lettura noiosa, ma anzi è stata molto scorrevole. E appunto, questo è stato il primo volume, dove appunto avevo detto che mi sarebbe piaciuto approfondire di più Alex, e sono stata accontentata perché nel secondo volume, Dark and Light, Legami di Sangue, che praticamente questo può essere letto anche se non si conoscono le vicende del primo volume, ma io vi consiglio di leggere comunque questo libro come secondo, viene appunto raccontata la storia della famiglia Logan e quindi di Alex e dei suoi genitori. Si scopre come diventa vampiro Eric, che è il padre di Alex, e come nascono appunto Alex e Leon, il suo fratello. Mi è piaciuto molto di più questo secondo libro. In questo libro, oltre a scoprire di più la storia di Alex e della sua famiglia, scopriamo anche di più sui vampiri e sui licantropi che popolano questa trilogia. Anche qua scrittura scorrevole, in questo libro però devo dire che colpi di scena non mancano. E poi abbiamo un finale che mi ha lasciata a bocca aperta. Ora il terzo libro lo leggerò in questi giorni e non vedo l'ora, non vedo l'ora perché questo finale, cioè, non puoi far finire un libro così. E mi è piaciuta anche moltissimo l'ambientazione. In questo caso, siamo a Londra intorno al 1700, almeno la storia parte da Londra intorno al 1700 per poi finire a Shadow City. Altro libro letto è L'origine del male. Questo libro, questo libricino qua, che mi è piaciuto tantissimo. Sono 212 pagine circa, un libro che ho apprezzato un sacco e che ho anche inserito nella seconda puntata dedicata agli autori emergenti e a quei libri che mi hanno colpito in modo particolare. Tutti i libri che vi ho citato comunque sono stati da 5 o 4 stelline, quindi abbiamo delle valutazioni molto alte, però in questi libri, in questi video dove appunto metto un focus su questi autori emergenti, parlo solo di quelli che hanno inciso in qualche modo su di me. Quindi non sto a soffermarmi più di tanto su questo volume perché ne abbiamo già parlato, vi lascio il link di quel video tra le schede. Comunque, siamo all'Avana nel 1841. Abbiamo Cortés che sposa Mary Ellen, la sposa un po' a scatola chiusa perché l'ha conosciuta solamente per degli scambi epistolari, però non l'ha mai vista dal vivo di persona e quindi la sposa un po' così a scatola chiusa. Mary è una donna molto bella e Cortés vuole questo matrimonio solamente per procreare dei figli. Non vuole innamorarsi, è impegnato con il suo lavoro che lo può lontano da casa per vari mesi, però in realtà, come è inevitabile, i due si innamorano. Però niente
Niente, niente è come sembra. Scrittura scorrevolissima, storia super interessante, letta in pochissimo tempo. Un libro su vampiri che ho trovato veramente tanto originale perché oltre alla trama e ai vampiri abbiamo un po' un giallo, diciamo. Ho trovato delle tinte gialle in questo libro perché bisogna un po' risolvere il mistero, capire chi, che cosa, cosa è successo e ovviamente io ho sbagliato tutto. Pensavo di aver capito e non avevo capito niente. Questo è un volume comunque autoconclusivo, veramente tanta suspense, tanto colpi di scena. La trama va avanti e indietro nel tempo perché ripercorre la storia di Elizabeth e quindi appunto abbiamo questi sbalzi temporali. Elizabeth è un personaggio veramente molto complesso, ma che ho apprezzato moltissimo. Scoprirete chi è Elizabeth solamente leggendolo. E niente, finale che mi è piaciuto tantissimo, super consigliato, ma andate a vedere quel video se volete saperne qualcosa di più. Ho letto poi anche un Sorriso maledetto, sempre di Donatella Tamburini. Questo qua appunto è un racconto di una settantina di pagine circa, un racconto horror che parla di un'anziana signora malata di Alzheimer che inizia a comportarsi in modo strano dopo essere stata per un po' di tempo in una clinica. Mi è piaciuto molto nonostante sia un racconto, con i racconti non ho sempre un buon rapporto. Scrittura anche qua fluida e scorrevole come sempre quella di Donatella, scene alcune molto inquietanti, non mi ha fatto paura, ma perché io con i libri difficilmente ho paura, solamente un libro nella mia vita mi ha fatto veramente paura, che è La Casa d'Inferno, però nonostante questo è stato un libricino che mi ha intrattenuta piacevolmente e che appunto se letto la sera è veramente inquietante, soprattutto in alcuni punti. Mi è piaciuto molto, consigliato, tra l'altro costa 4 euro circa in cartaceo, quindi ha anche un prezzo veramente molto piccolo. Ho letto poi anche Into the Void, la seconda parte di Black Steel, sono due autrici che hanno scritto questi due volumi a quattro mani. Trovate la recensione del primo volume, ve la metto tra le schede, era un wrap up, non so se del mese scorso, e qua appunto non vi dico niente della trama perché sarebbe spoiler, comunque continua la guerra tra i Void e gli Snipers. Questo secondo romanzo intanto mi è piaciuto di più del primo. Iniziamo da questo. Anche qua il punto di forza, come era nell'altro volume, sono i personaggi. Queste autrici riescono a caratterizzare in modo maniacale tutti i personaggi e riusciamo a conoscerli sotto tutte le loro sfaccettature e seguiamo il percorso di crescita che hanno avuto, soprattutto in questo secondo volume, tutti i personaggi e sono bravissime in questo. È veramente il punto di forza dei due libri. Anche qua i miei preferiti sono stati Aiko e Negan, due personaggi opposti perché Aiko è un personaggio che non riesce a provare emozioni, non è per niente empatico e emotivo, Negan invece è anche troppo emotivo, quindi veramente due opposti che ho però amato e ho apprezzato tantissimo il finale che le autrici hanno scritto per Negan perché era proprio quello che desideravo io e sono stata accontentata. E appunto questa seconda parte mi è piaciuta molto di più proprio per come si è evoluta e conclusa la storia, un finale veramente per quanto mi riguarda pazzesco. Anche qua, come nel primo volume, è una storia violenta, di violenza, ricca di personaggi disturbati, con storie d'amore ancora più disturbate dei personaggi disturbati, e delle storie, di amore omosessuali. Comunque questo secondo me è stato un degno finale, veramente mi è piaciuto moltissimo e ve lo consiglio se non siete delle persone che rimangono sconvolte dalle scene di violenza. Altro libro letto è stato L'Eccezione, scritto a quattro mani da due sorelle, Denise e Sara Spagnolo. È il primo volume di una serie e mi è piaciuto moltissimo.
Seguiamo qua le vicende di quattro ragazzi che frequentano un college, che hanno poi delle varie storie d'amore. Seguiamo appunto due fratelli che non credono molto nell'amore, pensano che il vero amore sia un'eccezione e niente, seguiamo appunto la storia di queste quattro persone. È un romanzo che a prima vista, leggendo la trama, può sembrare comunque un romanzo leggero, ma che secondo me è un romanzo in realtà molto profondo e per niente leggero, sia per alcune tematiche che troviamo all'interno del libro, come la malattia, ma anche per le varie lotte interiori che hanno questi personaggi. Appunto, come dicevo prima, seguiamo le vite di Logan e Skyler, che sono i due fratelli, e sono fratello e sorella. E io loro due li ho amati moltissimo perché mi sono rivista nella loro storia di fratelli con la storia che ho io con mia sorella e quindi li ho apprezzati moltissimo per questo loro rapporto. Però seguiamo anche le vicende di Luna e Graham. Anche qua, dei personaggi che ho apprezzato, lui sembrerebbe un po' il ragazzo perfetto, non può non piacere, e Luna mi è piaciuta perché è molto indecisa ma anche molto tenera e appunto mi è piaciuto il fatto che le autrici sono riuscite a farmi innamorare di ogni personaggio ma per motivi diversi e questo mi è piaciuto molto. Inoltre, ogni capitolo è raccontato da un punto di vista di uno dei quattro personaggi e questo appunto ci permette di capire molto meglio l'interiorità di ognuno di loro. Personaggi ben caratterizzati, ognuno con pregi ma anche con difetti, una trama coinvolgente, una scrittura scorrevole che tra l'altro è riuscita molto bene, nel senso che queste due autrici, le loro due scritture diverse si fondano e sembra un romanzo realizzato da una sola persona. I vari temi trattati e le storie d'amore sono ben gestite e ben scritte e il finale ci lascia in sospeso e spero di leggere presto il secondo perché devo capire queste questioni lasciate in sospeso come vanno avanti. Altro libro letto nel mese di giugno è La profezia della prescelta, Le origini di Giada Consoli. Questo qua è il secondo volume pubblicato da Blueberry Fantasy Edizioni ed è il primo volume di una dilogia. Qua siamo nel 1649 dove viene stretto un accordo di pace tra streghe e sanguinari, però abbiamo una profezia che predice la venuta di una prescelta che sarà la sola a trionfare sulle tenebre. Nel 2021 Abigail, che è una strega che si sta per sposare con un umano, viene accusata di aver ucciso il capo dei sanguinari e appunto l'accordo di pace rischia di saltare e in tutto questo però Abigail incontrerà il suo vecchio maestro, che è anche un sanguinario, e appunto riemerge un po' anche il suo passato. Anche qua, scrittura scorrevole, trama che cattura il lettore dalle prime pagine, ti lascia poi con un finale in sospeso che, oh mio Dio, mi ha lasciato a bocca aperta. Ho adorato Abigail, la sua famiglia di streghe, mi sono piaciuti moltissimo e mi è piaciuto anche il sistema magico che è ben scritto dall'autrice e non è mai noiosa nel descrivere questo sistema magico. Anche qua non mancano colpi di scena, ero convinta di aver capito tutto. In realtà anche qua non avevo capito una mazza. Non vedo l'ora di leggere il secondo volume perché appunto devo capire anche qua come si conclude questa storia. È un libro consigliato se amate le storie di streghe e di magia. Ultimo libro letto è Endless, di Elisa Cavalli. Questo qua è il primo volume di una trilogia, un libro che mi è piaciuto tantissimo. Qua abbiamo Emma che si trasferisce in una cittadina di montagna. Lei non si è mai sentita veramente a casa nella città dove abita. E quando si trasferisce in questa cittadina per frequentare il college, incontra Liam e il loro incontro è un po' particolare perché i due è come se si conoscessero già da tempo.
E in effetti non è proprio così sbagliata la cosa, perché questa storia in realtà è già stata vissuta varie volte e non vi svelo il perché. Comunque, è un libro che mi ha catturato da subito, una scrittura molto scorrevole, una trama che ho trovato molto originale e non è semplice in un fantasy. È una trama avvincente che mano a mano che si legge cresce di intensità e poi ha un finale assolutamente assurdo e che non mi aspettavo per niente. Le ambientazioni sono fatte benissimo, ti trascinano proprio in questi paesaggi di montagna e i protagonisti sono ben caratterizzati. Io ho adorato tantissimo Sofia, che è la sorella di Liam, perché è una ragazza ironica, frizzante, divertente, simpatica, mi è piaciuta tantissimo, è stata la mia preferita, però comunque ho apprezzato tantissimo anche Liam e Emma, mi è piaciuta la loro storia d'amore, sono due dolcioni incredibili, però mi sono piaciuti. Una storia veramente che scalda il cuore, anche se io non amo le storie d'amore sdolcinate, non amo le persone sdolcinate, però in questo caso sono riuscita a apprezzarlo tantissimo. È un libro ricco di avventura, abbiamo amore, abbiamo amicizia, abbiamo colpi di scena, c'è tutto, veramente c'è tutto, e è un libro che assolutamente vi consiglio ed è un libro che vorrei poi proporvi nel terzo capitolo dedicato agli autori emergenti, quindi casomai ne parliamo in modo più approfondito in quel video. Bene, quindi questo è stato l'ultimo libro letto del mese. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!